Felipe, ora lo può puntare là sul destro, cerca la conclusione a giro, Moussa Barrow la incastra sotto l'incrocio, 1-0 per il Bologna, che gol! E la sua posizione, ma ricorda quella posizione anche negli anni passati, in teoria con Mihajlovic nel modulo precedente giocava anche largo, si è ritrovato in quella posizione, secondo me Reina è anche un po' coperto, parte questa traiettoria, un tiro diciamo a chiudere sul palo lontano, insomma quel movimento offensivo alle spalle della difesa, guarda, è perfetto, viene incontro, contromovimento, attacca la profondità, la difesa della Lazio perde Marušić che era alto nella pressione. Svanberg sul pallone, partono vicini su Marò, De Silvestri, Teate, Arnautović sul primo palo, c'è Dominguez, va Barro sul secondo dove c'è Teate che mette la fronte e fa 2-0 per il Bologna, che partenza! Tanti uomini a saltare, difesa zona per quanto riguarda la Lazio, ha preso gol anche nel derby di testa prima sul primo palo, qua invece il secondo, traiettoria lunga, c'è da rivedere perché secondo me Reina ha battezzato che poteva intervenire qualcuno, non è andato a coprire su quel secondo palo. Barro esce dalla zona trafficata, poi apre per Icky, molto bene, Arnautović attacca lo specchio, Icky va su destra, vede la porta, Reina male e la palla entra, 3-0 per il Bologna, secondo gol in campionato per Aaron Icky. E quando dicevamo di sfruttare il lato opposto inizia da destra, la soddisfazione di Siniša Mihajlović e il mancino che fa finta di calciare rientra sul destro, non è il suo piede naturale, qualche responsabilità di Reina.